Ciao! Gestisci anche tu un locale? Bene, allora permettimi di darti qualche consiglio su come migliorare e rendere indimenticabile il tuo servizio. Innanzitutto, ci servono dei clienti. E un cameriere. La prima cosa da fare è dare la giusta accoglienza ai clienti. Per entrare in sintonia con i clienti è necessario metterli a proprio agio. Create un contatto visivo, salutateli con un sorriso e accompagnateli al tavolo. Un po' meno. Una volta seduti, chiedete se desiderano acqua naturale o gassata e distribuite il menù. Buongiorno signore e signori. Gradite dell'acqua naturale o gassata? Dopo un breve periodo di attesa, ci si avvicina al tavolo, tenendo la distanza di un metro, e si chiede ai commensali se hanno bisogno di chiarimenti illustrando loro le caratteristiche dei piatti. Dopodiché si procede con la comanda, che abitualmente viene presa dal maître. Naturalmente non in tutti i locali i ruoli sono così ben distinti, ma il modo di operare è sempre lo stesso. Andiamo a vedere come. Il comportamento di chi prenderà l'ordinazione può essere passivo o attivo. Nel primo caso, l'addetto non deve distribuire né il menù né la carta dei vini e si dedicherà solo al servizio nella sequenza stabilita da un menù che è già definito. Questo comportamento è prassi quando vi è un banchetto o, per esempio, un menù fisso. Diversa cosa invece è il comportamento attivo. Vediamolo insieme. Il maître distribuirà la carte e suggerirà al cliente le specialità del giorno, della casa, del territorio e poi, dopo qualche istante, si accingerà a prendere la comanda. La differenza è evidente. In questo ultimo caso si interverrà attivamente influenzando la scelta del cliente. Tre sono i dati da scrivere sulla comanda. La data, il numero di coperti e il numero del tavolo. Le varie portate, ovvero gli antipasti, i primi, i secondi e così via, vanno separati con un tratto di penna o un asterisco. Così la cucina sa che deve prepararli e farli uscire in momenti diversi. Nella comanda è sempre consigliabile segnalare dettagli come allergie, preferenze di cottura o variazioni del piatto. Aspetta, mi sono perso. Dove sei arrivato? Più o meno quando sono apparse le grafiche sullo schermo. Una scrittura digitale della comanda rende il procedimento più chiaro ed efficiente, riducendo così le incomprensioni e i problemi di comunicazione fra la sala e la cucina. Un classico. Utilizzare un'app dedicata rende tutto più semplice e un ordine più veloce ottimizza il tempo e permette di dedicarsi alla cura del cliente. Con un'app come EasyCassa Go, ad esempio, creare un ordine diviso in portate e specificare allergie e preferenze di cottura è molto più semplice. E l'invio della comanda al personale di cucina avviene in modo automatico. La professionalità e l'aspetto umano sono sempre elementi insostituibili. Ma la tecnologia è un potente strumento che serve ad alzare facilmente la qualità del servizio. E questo vale per qualsiasi punto vendita, che sia un bar, un ristorante o un negozio. Scarica la guida EasyCassa per far innamorare i clienti del tuo locale.